direi che si potrebbe cominciare con uno spritz. Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. So right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Rosa bella. Degenerando, parliamo di alta fedeltà, radio, dischi, stereo, insomma, in senso molto molto lato, alta fedeltà. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation è una sofisticata forma d'arte che segue regole precise.
Prima di tutto usi la poesia di un altro per esprimere quello che senti, ed è una faccenda delicata. Per questa qui ho in testa... Ma quando è che la smetterai? Smetterai di fare cosa? Niente. Per chi è la compilation? Per una che mi ha intervistato per il Reader. Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri. Devi iniziare alla grande, devi catturare l'attenzione. Allo stesso livello metti il secondo brano, poi devi risparmiare cartucce inserendo pezzi di minore intensità. E sono tante le regole. Comunque, ho iniziato a pensare a una cassetta per Laura. Conosco i suoi gusti e cercherò di farla felice. E per la prima volta so di poterci riuscire. I believe when I fall in love with you, it will be forever. E partiamo proprio da un titolo che dà il senso a tutto questo, cioè Alta Fedeltà, che è un film del 2000 di Stephen Frears. Ora, il film in oggetto è molto divertente ed è anche molto interessante. Intanto è tratto da uno dei romanzi più famosi in assoluto di Nick Corby. Nick Corby è uno scrittore inglese, è quello che ha fatto About a Boy, un ragazzo, è quello che ha fatto Non buttiamoci giù, è quello che ha fatto Febbre 90, insomma uno degli scrittori più interessanti moderni riguardo proprio la comicità. Questo Alta Fedeltà con John Cusack è la storia di un uomo, di un eterno bambino, si potrebbe quasi dire, e di tutte le sue storie d'amore che hanno puntellato la sua vita. La cosa interessante, che ritorna nel film, ma soprattutto nel libro, è che il nostro John Cusack ha la tendenza a classificare tutto quello che gli capita in una playlist. Cioè, le 5 canzoni più tristi da matrimonio, le 5 canzoni più tristi da funerale, le 5 relazioni migliori della sua vita, tutto quanto una top 10 di 5 persone, canzoni, fatti, avvenimenti, tutto quanto in base a una playlist. Il film è molto interessante, è molto molto carino. Il film esplose un po' come una specie di caso, nel senso che uscì un po' la chetichella qua in Italia sul finire dell'estate del 2000, e in men che non si dica diventò un titolo molto molto amato, quasi un cult. Sarà perché al di là di John Cusack c'è anche un Jack Black che è tracimante, è irrefrenabile. Non solo, abbiamo anche un cameo meraviglioso di Tim Robbins, che fa il fidanzato attuale dell'ex ragazza di John Cusack, e c'è una scena che è una meraviglia, vi dico solamente, con un telefono, una meraviglia, una scena splendida. E il film è Nick Corby al 100%, perché racconta l'Inghilterra divisa tra passato e futuro, con un piede di qua e uno di là. Infatti tutto quanto si svolge in un negozio di dischi, di vinili, e il vinile ormai è praticamente tramontato, anche se ultimamente lo stanno ristampando, però nel 2000 era praticamente una cosa semplicemente per appassionati. Anche adesso è una cosa per appassionati, neanche esistono più i CD se ci pensate, ma la musica, grazie agli MP3, è diventata liquida, è diventata qualcosa che si ascolta. Però questa cosa, a mio avviso, ha portato molto molto danno alla musica in sé. Gli artisti, l'unico modo che hanno per guadagnare adesso è praticamente facendo solo i concerti. Tutto il resto, la musica si può scaricare, ma con Spotify si può ascoltare legalmente, con iTunes è la stessa identica cosa. Se ci pensate bene, un tempo, quando, è brutto dirlo, ma quando io, cioè quelli della mia generazione, c'è gente che adesso ha 40 anni, eravamo dei ragazzi, abbiamo sudato per comprare i nostri 33 giri, le nostre musicassette, un tempo esistevano le musicassette, i nostri CD, ok, a seconda del genere che amavamo, del cantante che seguivamo, e risparmiavamo per comprare quei CD, quei 33 giri, quelle musicassette. Addirittura, se prendevamo la paghetta settimanale dai genitori, magari una parte la destinavamo all'acquisto di un CD o di un 33 giri. Ecco, tutta questa cosa non esiste più.
Questo cosa ha portato? Ha portato che quando tu sacrificavi una parte della tua paghetta, della tua preziosa paghetta, con quella dovevi andare al cinema o mangiarci una pizza con gli amici, e tu sottraevi una parte di quella rendita settimanale regalata dai tuoi genitori per comprare, per fare un investimento su una musica, intanto dovevi scegliere un album che assolutamente e disperatamente volevi, intanto. E come seconda cosa, da non dimenticare mai, quell'album te lo ascoltavi traccia dopo traccia e lo consumavi. Adesso come adesso non è più così. Adesso come adesso la musica possiamo ascoltare tutto quello che vogliamo. Ti piacciono i Police? Sì, sì, ho tutta la discografia. Ti piacciono i Pink Floyd? Ho tutta la discografia. E i Queen? Tutta la discografia. Ma li hai mai ascoltati? No. Questo più o meno è quello che succede oggi. Cioè abbiamo tutto quanto a disposizione immediatamente, ma non riusciamo più a farlo sedimentare, non lo ascoltiamo più, ci fissiamo sulle hit del momento che durano sempre di meno, hanno un tempo di durata nella nostra corteccia cerebrale sempre inferiore, e quindi la musica, ripeto, è diventata liquida, anzi forse era liquida un tempo, adesso addirittura è diventata evanescente, inafferrabile, e credo che questo dovrebbe portarci a fare una seria riflessione sulla musica e su questa arte importantissima e su come dovremmo ricominciare a valutarla concretamente per qualcosa di più fisico, di più tangibile, che riusciamo più facilmente ad afferrare e fare nostro. Ti ricordi di me, Barry? Quello che ti telefonava da Turtle Creek? Beh, io ho stuprato 3 donne da allora. Ma tu ti ricordi di me? Non lo so, rinfrescami la memoria. Adesso mi sa che ne violento un'altra, Barry. L'ho vista proprio stamattina. Ma che mi combini tu? Mi fai un omicidio dal vivo, in diretta. Ehi, ci vogliamo calmare, per favore? Mi ha denunciato, Barry, ma perché? Beh, dimmi dove ti trovi, John. E io cercherò di farti curare. Ti do la mia parola che lo farò. Tu non sai quanto sono stanco di violentarle. Non ne posso più di stuprare donne. Io sono incazzato con loro. Mi fanno solo John, incazzare. Quando è l'ultima volta che hai stuprato una donna? A Greenville, un paio di settimane fa. Sculettava tanto, come se ce l'avesse solo lei. Sì, io lo so, John, io ti capisco. Uno si arrabbia ma quello stupro dove è avvenuto? Sul sedile posteriore della sua macchina. Lei si era fermata a un parcheggio non sorvegliato. Io sono saltato dentro e ho detto, dammela, e... Era di notte, non so più a che ora, non so più dove. Quanti anni hai, John? Ho 40 anni. Sono stato in galera 12 anni. Intercettiamola. Non mi hanno fatto nessuna terapia. Lo faccio subito. Non mi hanno mai fatto niente. Nessuno si è mai preso il disturbo di curarmi. Barry, io sto per violentarne un'altra, vedrai che lo faccio. Ma perché? Io sento un impulso irresistibile. Insomma, è come quando uno non riesce a smettere di fumare. Barry, non posso farne a meno. Non riesco a resistere. Sì, va bene, d'accordo. Tu senti questo impulso irresistibile. John, l'ultima volta che ci siamo parlati, tu hai detto che fare jogging ti faceva bene. Tutto intorno al laghetto, tutto intorno a Turtle Creek, Turtle Creek. Conosco per nome tutte le papere di Turtle Creek. John, ma tu hai già deciso chi sarà la tua prossima vittima? Me la sono già scelta, l'ho studiata a fondo. L'ho sempre desiderata. Che cosa c'è in lei che ti piace? E perché a uno piace la torta di fragole e la torta di mele? Io che ne so! Io me le farai tutte, bianche, nere, messicane, giapponesi, carine, ciccione, brutte. Va bene, calmati, John. John, calmati. Io ti voglio aiutare, io sono tuo amico. Tu sei amico mio, Ben. Sono amico tuo, John. Io non riesco a fermarmi. No, tu questa volta non lo farai. No, io lo devo fare. No, tu questa volta non lo farai, John. Dai, ascoltami. E invece dovrò fare. No, rifletti su quello che stai dicendo, John. Ehi, John. John. È andato.
Un'altra anima persa che svanisce nella notte di Dallas. Ora, visto che abbiamo parlato di dischi, parliamo di radio. Talk Radio è un film del 1988, diretto da Oliver Stone. Ora, Oliver Stone è uno che personalmente ha fatto anche troppi pochi film in carriera. Ultimamente ne sta facendo pochissimi ed è un peccato, perché per una buona fetta, dal finire degli anni 80 fino a tutti gli anni 90, ha imposto il suo cinema veramente in tutto il mondo. Titoli come Platoon, come JFK, ma soprattutto come questo Talk Radio, che è un film troppo spesso dimenticato ed è una meraviglia. Le musiche sono di Stuart Copeland, ex Police, questo per dire chi volesse recuperare la colonna sonora. E la storia è la storia vera di un DJ, interpretato da Eric Bogosian, che in una radio privata sta per fare il grande salto alla radio nazionale, la radio importante. Lui fa una trasmissione di notte in cui è abituato a ricevere telefonate, lasciare i telefoni aperti e dire la sua. Va da sé che è un DJ estremamente polemico ed estremamente politico, senza peli sulla lingua. Il film è ambientato nell'ultima trasmissione dell'ultima notte in cui lui sta per fare il grande salto, il salto che gli vale la vita, che gli vale la carriera. La cosa brutta è che tra i vari ascoltatori che lui ha, tra le varie persone che lo chiamano, c'è un neonazista che lo provoca di continuo. E ovviamente lui, essendo tra l'altro di origine ebraica, non solo non si fa provocare, ma addirittura lo provoca a sua volta, portando sempre più al limite questo gioco tra gatto e topo. Sembra che il gatto sia il DJ, perché è dalla parte del microfono, sa quando può togliere l'audio oppure rimetterlo, quindi ha in mano il potere, ma questo gioco si ritorcerà contro di lui, perché il topo, cioè il neonazista, prenderà le redini del gioco in mano e alla fine del film, lo dico perché è una storia vera, ripeto, ucciderà il nostro DJ in un parcheggio, così, in un attimo. Quindi un film che parla di radio, parla dei rischi della radio, parla dei rischi di parlare liberamente, di esprimere liberamente il proprio pensiero, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti d'America, in cui è ancora fortemente radicato non solo un odio razziale, ma anche un modo di pensare estremamente fuorviante, estremamente nascosto, lì nel sottobosco però, di tantissimi americani. C'è l'America del secondo emendamento, che permette a tutti quanti gli americani di avere una pistola o un fucile o un'arma automatica in casa senza problemi. C'è quell'America lì, c'è l'America più ottusa, l'America più ignorante, l'America più bastarda, non quella delle grandi città, ma quella delle province, quella delle piccole città, delle città grandi, sì, ci mancherebbe, ma assolutamente vuote, senza niente, non la provincia americana fatta di tanti piccoli quartierini, tutti uguali, no, la grande città che però non ha la forza di una New York, o di una San Francisco, o di una Los Angeles, dove anche l'arte può proliferare, e l'intelligenza può proliferare, ma quelle città come Denver, quelle città vuote, quelle città o Boken, quelle città dove sono gruppi urbani messi insieme alla bella e meglio, grandi palazzi, forme di umanità sempre diverse, che si nascondono in questa urbanizzazione sfrenata. E quindi un film che nel 1988 riflette su un'America che, se ci pensate, a quell'epoca era il massimo, era considerata il top dei top. Eravamo in piena era reganiana e stava macinando alla grandissima il pensiero americano. Tutti volevano essere gli Stati Uniti d'America, tutti volevano andare in America. Siamo a un passo, se ci pensate, dal 1989, crollo del muro di Berlino. Quindi si stava veramente per imporre ovunque il capitalismo, quel modo di pensare là. Talk Radio ci fa pensare, ci fa riflettere che quel modo di pensare alla fine nascondeva dei mostri. E i mostri, alla fine, li abbiamo visti tutti quanti. Cari ascoltatori, vi dico solo questo. Che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita. Anni che vanno, anni che vengono.
e i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte, solo 4 brutti ceppi sulla nave di merda. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca! Restiamo a parlare di radio, con un film molto divertente, diametralmente opposto a Talk Radio. Sto parlando di I Love Radio Rock. È un film di Richard Curtis del 2009. In originale si chiama The Boat That Rocked. È interessante, e lo metto in questa playlist, perché questo film racconta una cosa che forse non tutti sanno. Cioè, praticamente, racconta un periodo storico, che erano gli anni 60, in cui le radio private erano assolutamente fuori legge. In Inghilterra l'unico modo che avevano per poter trasmettere era a bordo di navi al largo delle acque territoriali dell'Inghilterra, però clandestinamente si poteva ascoltare il loro segnale, quindi c'era un proliferare di questi barconi che trasmettevano illegalmente su alcune frequenze musica rock, perché ovviamente era un tipo di musica che in Inghilterra era fuori legge. Quindi interessantissimo, molto molto carino come ambientazione. Il film poi è divertentissimo. Il regista è lo stesso che ha fatto quel capolavoro, a mio avviso, che è Love Actually, la summa di tutti i film romantici corali. Ecco, Love Actually secondo me è un film che, se non avete visto, recuperatelo, perché è una meraviglia. Ricercate se uno è abituato a questo tipo di logiche, e infatti Love Radio Rock ha una marea di personaggi, da Philip Seymour Hoffman a Nick Frost, è pieno zeppo di personaggi meravigliosi, e tutti insieme formano lo staff di questa radio galleggiante e viaggiante che porta allegria nelle case della bigia Inghilterra. È carino perché chi fa parte della radio pubblica e vuole combattere queste radio private, c'è Kenneth Branagh, un grigissimo Kenneth Branagh, molto molto divertente il suo personaggio. Il film è questo, è un divertissement, niente di più, però ha dentro una marea di musica spettacolare, meravigliosa. È un film profondamente anarchico, un film che rompe le regole, e per questo ci sta simpatico. Non può non starci simpatico un film che in qualche modo racconta dei fuorilegge, però che non fanno niente di male assolutamente, ma usando un cavillo riescono a violare una legge che comunque era sciocca ed era ingiusta. Le radio private potevano assolutamente e dovevano assolutamente diffondere il loro verbo, però gli era vietato, perché solo la radio pubblica poteva, e quindi loro hanno trovato un modo per aggirare l'ostacolo. Questo film racconta questo, ripeto, I Love Radio Rock, un film molto 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 carino e sottovalutato, non si sente più parlare di lui ed è un peccato, perché è un film del 2009 da recuperare alla grandissima. Have you got soul? If so, the world's hardest working band is looking for you. Contact Jay Rabbit. I'm putting a band together. Do you need a singer? Wise men say... Who are your influences? Led Zeppelin. Sinead O'Connor. Barry Manilow. John Baez. Johnny Mitchell. Wings. Well, what kind of music are we going to be playing, Jimmy? Soul. Soul? That's what you got to measure up to, lads. Well, like, maybe we're a little white. See if you could play before I pay for them. You're trying to tell me you play with BB King, Martha Reeves, Sam Cooke, Otis Redding. Lads, you're looking at the commitment test. Brilliant management, Brother Rabbit. Ah, it's only a man.
keep relations on a professional basis. How are we professional if we've never been paid? It feels much better being an unemployed musician than an unemployed pipe fitter. All you gotta do. Black and I'm proud. E se abbiamo parlato di radio, adesso parliamo di chi invece vuole mettere su una band. Ora, i film con al centro una band ce ne sono un miliardo e mezzo. Uno dei miei preferiti in assoluto, ne serviranno un altro paio, anche se un pochino diversi, però uno dei miei preferiti in assoluto è un film del 1991, cioè The Commitments di Alan Parker. Ora, Alan Parker è uno che in carriera ha sbagliato praticamente mai, quello che ha fatto Mississippi Burning, quello che ha fatto il meraviglioso Fuga di Mezzanotte, è quello che ha girato The Wall. Insomma, Alan Parker è un grandissimo, grandissimo regista, uno veramente che ha l'occhio per il cinema vero, il cinema bello. Tra l'altro spesso e volentieri si è concentrato su film di denuncia. Questo The Commitments è una cosa completamente diversa, una scheggia un po' impazzita. Intanto l'ambientazione. È un film, ripeto, del 1991 ed è ambientato in Irlanda. Un'Irlanda poverissima, un'Irlanda allo sbando, senza speranza. La cosa bella è che si concentra sulla famiglia di un ragazzo che vuol fare il manager. Anche questo punto di vista è molto interessante, perché non abbiamo un ragazzo particolarmente dotato che suona bene uno strumento, o una ragazza dalla voce particolare. No, assolutamente. Qui al centro di tutto c'è un manager. C'è un manager che vuole trovare dei talenti per mettere insieme una band. The Commitments, appunto. Il film si snoda attraverso tutto questo. Ci sono dei personaggi indimenticabili, suo padre che è una meraviglia, che adora solamente Elvis e oltre a Elvis non esiste null'altro, le audizioni che lui farà per individuare i vari personaggi che faranno parte di questa band sono esilaranti, ma non solo, il film in sé è delicatissimo ed è pura poesia per certe cose, è pura poesia. Vi racconto semplicemente quello che succederà verso la fine. Anzi, non vi svelo la fine, però vi dico cosa succederà. I nostri acquistano sempre più successo, grazie soprattutto alla voce del cantante, che ha una voce strepitosa, si chiama Andrew Strong, l'attore, e ha continuato a fare carriera solista con alti e bassi, più o meno. E i nostri, alla fine, avranno la serata, dopo tante incertezze, riusciranno a fare il debutto in un club, dove sembra che debba andare lì Wilson Pickett, quello che cantava In the Midnight Hour. E uno dei componenti della band sembra che conosca Wilson Pickett e quindi l'ha invitato a questa serata, dove ci sarà anche un manager discografico, quindi sembra che i nostri stiano per svoltare. È ovvio che quello che succede è leggenda, è veramente leggenda. Recuperatevi il film se lo trovate, è abbastanza difficile da trovare, però è un filmone, è veramente un filmone. La cosa interessante da dire è che il gruppo messo insieme da Alan Parker, cioè i The Commitments, hanno continuato a esibirsi come The Commitments, addirittura anche al giorno d'oggi qualche componente della band è rimasto insieme e continua ad esibirsi in Irlanda. Quindi anche questa cosa è splendida, ci pensate, cioè il fatto che un film abbia creato un gruppo eterogeneo di caratteri, di ragazzi, di ragazze, li abbia messi insieme, li abbia sbattuti su un palco in un film. E questa cosa gli si è servita da palestra per vivere oltre il film e diventare qualcosa di altro, qualcosa di indipendente, un gruppo musicale vero, fatto e finito. Questa cosa, a mio avviso, è adorabile, è proprio come dovrebbe essere il cinema. The Commitments, 1991, dirige Alan Parker. Cercatelo, scovatelo e guardatelo. Da, da. Perché hai scritto la canzone? Non c'è più. È morta? No, non è morta. Non c'è più. Mio padre suonava in un'orchestra al mio paese.
non ti va di fare quattro passi, eh? Puoi restare. Devo andare adesso. Resta con me. Come si dice in ceco lo ami? Miluješo? Allora, miluješo? Miluju tebe. Continuiamo a parlare di fare dischi, continuiamo a parlare di talenti musicali. Parliamo di un film del 2007 che si chiama Once, l'ha diretto John Carney. La storia è splendida. Recentemente questo film è diventato anche un musical a Broadway e anche nel West End londinese. Spettacolare, dopo magari ve ne parlo. Di cosa parla il film? Parla di un artista di strada che suona la chitarra e incontra una ragazza. Questa ragazza, siamo sempre in Irlanda, questa ragazza suona il pianoforte. I due decidono di mettere insieme i loro talenti per fare un disco. E il disco si farà. La cosa bella è che il film non si concentra su questo, non si concentra su questo duetto, a parte che le canzoni del film sono strepitose, sono bellissime, veramente bellissime. No, ma il film non si concentra su questo, non si concentra sul duetto artistico di questi due talenti, no, assolutamente. È molto incentrato sulla storia d'amore tra loro due. Cosa bella è che è una storia d'amore in potenza, cioè una storia d'amore che avrebbe potuto essere e invece purtroppo non sarà mai. E il film ragiona molto sui sentimenti e sul non detto, cioè queste due persone che si parlano, si dichiarano l'amore a vicenda, pur facendolo lui esce da una storia travagliata, ha una fidanzata che l'ha lasciato per una pausa di riflessione, lei ha un marito che è lontano e tutti e due quindi hanno una relazione in piedi, però si riconoscono, si trovano e si innamorano perdutamente. Non succederà nulla, non è che sfocia in qualcosa di fisico, assolutamente, è tutto ideologico, è tutto in potenza, esattamente come lo è la musica, se ci pensate. La musica è divinità in potenza, no? Non è nulla che puoi toccare effettivamente con mano, ma è qualcosa che puoi sentire. Ma non lo senti solo con le orecchie, la senti anche col cuore, perché se ti entra dentro ti conquista e rimane tua per sempre. La stessa cosa farà lei con lui e lui con lei. Si apparterranno per sempre, pur probabilmente non toccandosi mai. Il film è bellissimo, guardatelo, e se vi capita guardatevi anche il musical. Il musical, ogni tanto ve ne parlo di qualche musical che mi capita di vedere, questo a mio avviso è straordinario, ha una struttura assolutamente inedita. Basti pensare che quando vi sedete a teatro di solito il palcoscenico o c'è il tendone tirato, quindi non vedete nulla, o altrimenti il palcoscenico è aperto e poi dopo si anima quando inizia lo spettacolo. In Once non è così, assolutamente. Voi vi siete in teatro e ci sono già lì presenti sul palco gli attori insieme a tutte le comparse e la band che suonano e cantano canzoni tradizionali irlandesi o altre che improvvisano sul momento, e la stessa cosa fanno tra primo e secondo tempo. La cosa bella è che praticamente tutto il musical è ambientato in un bar, quindi volendo tra il primo e il secondo tempo si può andare nel bar mentre ci sono gli attori che suonano e prendere una consumazione. Questa cosa a mio avviso è straordinaria, è un tipo di teatro live partecipativo che coinvolge il pubblico, che non si ferma mai e che cambia di sera in sera, assolutamente inedito, quindi un musical strepitoso, assolutamente da vedere. Detto questo, Once è anche una bellissima storia d'amore. Chi volesse concentrarsi solamente su quella, è una storia d'amore per quelli che amano le storie d'amore che finiscono male, le storie d'amore che tipo la quel che resta del giorno, cioè quelle storie d'amore che sembra ma poi alla fine diventano sempre nulla. Quindi un bel film su un desiderio negato, su qualcosa di irraggiungibile, un bellissimo film.
20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story. What was that? A beautiful love story. Like a circus. A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter. Wow! And beyond. The story of a sound. The man who created it. The girl who sang it. The monster who stole it. And the phantom who haunts the paradise. The ultimate rock palace. Phantom of the Paradise. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries dies. Phoenix. Phoenix. So you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. Man, you better get yourself a castrato for this. Paul Williams as Swan. And the angels that defeated them. I want you to stop terrorizing the paradise and rewrite your cantata. And the Phantom. Stop them, try me, only you might satisfy me. Of the Paradise. There really is the Phantom. Ah, è qui, 1974, capolavoro assoluto, il fantasma del palcoscenico, The Phantom of Paradise, dirige Brian De Palma. Ora, parliamo di nuovo di fare dischi, e non solo, c'entra anche il Faust, c'entra tutto. Questo film è strepitoso. Chi non ha visto Il fantasma del palcoscenico, rimediate immediatamente, cercatelo, scovatelo. È una delle cose più belle che vi capiterà mai di vedere in assoluto. Allora, il titolo può ricordare Il fantasma dell'opera, infatti la storia è molto simile. Un compositore molto molto dotato, però non troppo dotato vocalmente, diciamo un cantautore, va a un'audizione, fa sentire la propria musica a un genio dell'industria discografica che si chiama Swan, interpretato da Paul Williams, che è un compositore, un vero compositore di colonne sonore, di canzoni. Paul Williams, cioè Swan, lo ascolterà e deciderà di rubargli la musica. E con quella musica deciderà di inaugurare il suo locale che sta per aprire, un nuovo teatro, un tempio del rock di lì a poco. A lui piace la musica, ma non piace il compositore che la canta. Quindi deciderà di sostituirlo, rubargli la musica, farla propria e farla cantare a chi dice lui. Ovviamente il nostro compositore fallito deciderà di riprendersi ciò che è suo. Nel farlo, pieno di rabbia, finirà dentro una macchina per pressare i dischi, una pressa per dischi, e rimarrà completamente sfigurato. Cadrà in acqua, si rianimerà però, non è morto, ma da la sera del debutto in teatro, mentre stanno suonando e stanno cantando la sua musica, lui andrà nel guardaroba, si vestirà con una maschera da pesce e un costume con un mantello, e farà il suo ingresso come fantasma del palcoscenico e rovinerà completamente l'esibizione. Questo è l'inizio del fantasma del palcoscenico. Swan prenderà il fantasma a lavorare per sé, lo farà lavorare e deciderà di sfruttarlo, sfruttarne le doti, sfruttarne le capacità, sfruttarne la musica, perché lui sa che non può più cantare, ma ha individuato in una ragazza la sua erede, quella che può cantare la sua musica. Va da sé che lui ovviamente è innamorato di questa donna, quindi il fantasma dell'opera torna, ed ecco che arriva il Faust, perché Swan ha fatto un patto con il diavolo, ha firmato un contratto per vendere la propria anima
e in cambio voleva la fama eterna. Lo stesso contratto lo fa firmare al nostro Winslow Leach, cioè il compositore fallito, il fantasma, e da quel momento il fantasma apparterà al suono. Una cosa meravigliosa, meravigliosa. Dentro c'è tutto, c'è la musica, c'è il glam rock di quegli anni, ripeto, siamo nel 1974, c'è una messa in scena meravigliosa con quella divisione che piace tanto a De Palma su due piani narrativi in contemporanea, c'è il talento visionario e visivo di un regista che non ha mai sbagliato in carriera e a volte ha fatto dei capolavori, come in questo caso. Questo film è un capolavoro, è l'omaggio a De Palma, a tutto quello che è anche il cinema del passato e la letteratura del passato, ripeto, sia Faust che anche il fantasma dell'opera. C'è dentro tutto, c'è il postmodernismo, c'è delle scenografie meravigliose, c'è il ritorno alla nostalgia musicale degli anni 50, insomma, un film da mandare a memoria, da vedere e rivedere un miliardo di volte. E quando si parla di alta fedeltà, di suono, il fantasma del palcoscenico deve risuonare forte e potente da tutti gli stereo o le autoradio del mondo. Allora, signor Matthias, cosa c'era di così importante per precipitarsi fin qui a cercare la nostra AI? Niente di così importante, solamente un disco che lei ha trasmesso l'altra sera alla radio. Oh, davvero? Mm-hmm. E di quale disco si tratta, signor Matthias? È il disco di un gruppo chiamato I Signori. Oh, ecco, non vorrei che la prendesse a male, ma lei non è un po' troppo anziano per ascoltare quello schifo? Sì, in verità ero stato invitato alla trasmissione, come potete immaginare. Sonny, cara, ti dispiace portarmi lo zucchero? In ogni caso, ho trovato delle informazioni che ho pensato Heidi potesse giudicare interessanti. Oh, sono certa che sarà così. Signor Matthias, lei mi dà l'impressione di essere un uomo che normalmente si fa gli affari suoi. È così, infatti. Perché sta ridendo? Io non sto ridendo. Ci trova qualcosa di divertente? Penso si sia fatto tardi. Sai io cosa penso? Non ne ho idea. Penso che lei sia venuto qui per entrare nella testa della mia piccola cara Heidi, per entrare nella sua testolina e per fottere il suo cervello. È venuto qui per ficcare quel suo curioso naso nella sua testolina e per fottere il suo cervello. Non è così, forse? Devo andare adesso. Oh, no! Concludo questa carrellata con un film del 2012, il controverso, odiatissimo, Le streghe di Salem. In originale, Lords of Salem. Allora, di che cosa parla? Parla di una DJ, di una radio locale, che si vede recapitare in studio un disco. Questo disco non ha etichetta, non ha nulla. Lei lo mette su. E grazie a questo disco, tutte le donne di Salem verranno come possedute, stregate da questa musica. Questa è solo l'incipit di una storia che è una meraviglia. Il film, che è diretto da Rob Zombie, non va mai dimenticato. Rob Zombie è uno che nella sua vita ha fatto dei film strepitosi. La casa dei mille corpi, La casa del diavolo, che è il seguito della casa dei mille corpi, Halloween 2. E questo che è assolutamente uno dei film più belli che vi capiterà mai di vedere. Solo che è una struttura narrativa molto particolare. La donna ovviamente entrerà in contatto con il demonio, verrà ingravidata dal demonio e parteciperà a un sabba di streghe a cui parteciperà tutta quanta la città. Quindi è un film anarchico, esattamente come anarchico il personaggio della strega. La strega è un personaggio anarchico, è un personaggio anche spiacevole, scomodo, è un personaggio che rompe completamente le regole. Non è come un, parlando di orrore, non è un fantasma, un zombie, una creatura ben classificabile, no. La strega è qualcosa di più.
già si nutre e usa la stregoneria. La stregoneria è qualcosa di inafferrabile, sono formule, è magia, è qualcosa a cui probabilmente qualcuno crede anche. Quindi è anche contatto con la natura, è votare la propria vita al demonio. Non a Dio, come fanno molti, ma al demonio. E quindi è un personaggio, se ci pensate, abbastanza spiacevole, la strega, da mettere in scena. E il film Le streghe di Salem lo fa nel modo giusto, cioè con un tipo di narrazione estremamente frammentaria, estremamente visionaria. Ci sono alcune inquadrature che sembrano dei quadri surrealisti. Cita tanto Fulci, lo cita tantissimo Fulci. Quindi se vi piace il cinema del maestro Lucio Fulci, questo è il film che fa per voi. Non solo, è un film che racconta anche la donna, racconta la donna nella sua sessualità, in quello che prova, in quello che pensa, e lo fa attraverso sguardi, attraverso suggerimenti. Non c'è mai niente di insistito o di troppo manifesto, è sempre tutto quanto suggerito. Questo lavorare per immagini di Rob Zombie non è da poco, è un lavorare di sottrazione, e guardate, lavorare di sottrazione è difficilissimo, soprattutto quando si fa un horror. Cioè, il fatto di fare un racconto, riempirlo con immagini da cui lentamente vai a sottrarre determinati elementi per lasciare che la mente dello spettatore vaghi. Vi faccio solo un esempio, l'abbiamo visto in due, io ho un amico assolutamente appassionatissimo di horror, lui l'ha detestato, io l'ho adorato. È un film detestato e detestabile, questo film, assolutamente. Troverete pochissime persone che lo hanno amato, però proprio per questo è un cult, perché mette in scena ciò che è difficile mostrare. C'è qualcosa di alchemico, qualcosa di profondo, qualcosa di correlato con una natura profonda che sta dentro a tutti noi e che alberga spesso anche nelle donne. C'è un contatto con la natura, con qualcosa di atavico, di ancestrale. Già solo se pensate, le donne sono quelle che donano la vita, che danno la vita. Quindi c'è qualcosa di magico nel corpo delle donne, e questa cosa qui ritorna nel film. Un film splendido, splendido a tutti i livelli, come horror e come film e come teoria, assolutamente, come teoria di cinema. Le streghe di Salem è un film meraviglioso. C'entra con Alta Fedeltà? Poco, perché lei lavora in una radio e il motore di tutta la narrazione è un disco, un 33 giri, però mi piaceva talmente tanto che non potevo resistere. Quindi alla prossima. Sotsmel e Diasanot sono novità per chi ama i giochi da tavolo.
sono parodie in chiave locale dei grandi giochi che hanno entusiasmato il mondo, tipo il Monopoli. Grazie alla loro realizzazione utilizzando la lingua bolognese, aggiungono qualche punto in più di divertimento. Quella simpatia che gli conferisce al Bugnais, oltretutto qui utilizzato con grande attenzione al corretto uso lessicale e grammaticale, per cui si presentano anche come uno strumento per ripassare il dialetto o per allargare la propria nomenclatura petroniana. Regole e istruzioni ci guidano nel gioco in chiave satirica con una grafica umoristica molto ben curata. Le immagini che seguono descrivono al meglio queste divertenti novità, tutti bugnaisi, ma facciamo poi passare alcuni riferimenti per approfondire la conoscenza di questi prodotti. We'll be right back.
sull'amore per eccellenza, anche se composto di soli 117 versi, il Cantico dei Cantici sfugge al tempo e a distanza di più di 2000 anni continua a parlare a tutti i cuori. Parla anche tutte le lingue e ora alle tante traduzioni si aggiunge quella bolognese, al Bulgnais. Questa edizione tenta l'inedita operazione di tradurre in dialetto bolognese un testo biblico, caposaldo della cultura ebraica e cristiana. Per dimostrare che anche lingue prive di una tradizione letteraria illustre, confinate in genere nel passato, nell'oralità e nel quotidiano, possono invece esprimere testi aulici. È sicuramente un atto d'amore nei confronti del bolognese, in grado di sorprenderci ancora con potenzialità espressive inesplorate. L'idea di tradurre il Cantico dei Cantici in Bulgnais nasce dall'Associazione Alemanni e dal Club Diapason, che da anni a Bologna promuovono la lingua, la cultura e il teatro dialettale e che ora ci fanno conoscere il vernacolo di Bologna come lingua poetica. L'introduzione e la traduzione dal greco al Bulgnais sono di Stefano Rovinetti Brazzi, studioso di lessicografia dialettale e filologia classica. La traduzione dall'ebraico in lingua italiana riporta la preziosa versione del cardinale Gianfranco Rabasi, a cui si deve anche l'illuminante commento che chiude questo libro. Una lettura per gli innamorati, per gli sposi, per coppie di nuove o di lunga data, per chi si interroga sull'amore di Dio o per chi, più prosaicamente, è innamorato del dialetto bolognese. Perché l'amore contiene tutto. Il volume, curato da Aldo Iani Noè ed Enrico Pagani, ha recentemente ricevuto l'onore della presentazione nella prestigiosa sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio Bolognese, dove si sono dati appuntamento assieme ai curatori e al petroniano traduttore un autorevole gruppo di appassionati sostenitori del Bulgnais. Al saluto di Enrico Pagani segue l'introduzione del vescovo ausiliare emerito Monsignor Ernesto Vecchi, intervistato anche dalla brava Giorgia Covino, che ne ha tratto un interessante servizio per 12 porte, settimanale di cultura e informazione religiosa. Il dialetto non è fine a se stesso, il dialetto è l'espressione, quando lo parlavano veramente, della vita concreta di ogni giorno tra il papà e la mamma, i genitori e i figli, nel momento, e quindi diventa la cifra, diventa il logo, ecco, della nostra storia, della nostra vita, e quindi è importantissimo, come lo è lo stemma di Bologna dove c'è Libertas, ecco, il dialetto bolognese è una storia che di tutti questi palazzi sono testimoni, ecco, perché quei muratori che hanno fatto questi lavori parlavano in dialetto, bestemmiavano in dialetto perché gli pigliavano poco, e quindi il dialetto fa parte proprio della nostra cultura, diciamo, cultura, del nostro DNA. Così come per Stefano Rovinetti Brazzi, che ha raccontato la sua opera di traduzione direttamente dalla versione greca detta dei 70, databile tra il III e il I secolo avanti Cristo. Cosa vuol dire quindi tradurre un testo della Bibbia nel dialetto bolognese? Allora, secondo me qui bisogna un attimo sfatare un luogo comune, cioè che i dialetti siano lingue adatte esclusivamente per testi comici, quindi di livello medio-basso. Questo non è vero, naturalmente. La letteratura del nostro paese è ricca di testi di alto livello scritti nel corso dei secoli nei diversi dialetti, e quindi se si è in grado di trovarne e di coltivarli anche, i dialetti sono capaci di esprimere anche concetti, idee di alto valore letterario, teologico e filosofico. Okay, grazie. Prego. Altre sfumature più attinenti ad analogie lessicali con l'antico ebraico sono state esposte da Ivan Orsini, attento cultore della tradizione locale. Faccio i miei complimenti perché è di lettura scorrevole.
Chiara Sirk, musicologa, ha chiuso la colta carrellata cogliendo la musicalità evocata da questi antichi versi che hanno ispirato importanti opere fino ai giorni nostri. Noi lo intendiamo in epoca adesso contemporanea, all'ennesima potenza, ma dov'è che si canta in questo libro? Potenza sensoriale. Qui si canta il desiderio e tutti i sensi, tutti, sono sollecitati, vibranti, attenti, ma io mi chiedo proprio tutti, allora sono andata a vedere. Il primo senso è la vista, dell'amato o dell'amata, che ne descrive le caratteristiche fisiche, soffermandosi su denti, occhi, capelli, seni, gambe. L'inconfondibile cadenza petroniana è riecheggiata nell'imponente sala dello Stabat Mater con la lettura di uno stralcio dal poema da parte di Roberta Montanari e Luigi Lepri. Il volume, a cura di Aldo Iani Noè ed Enrico Pagani, porta la traduzione in lingua italiana e un profondo commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Dato alle stampe da Maglio Editore, è impreziosito dalle immagini del ciclo degli oli di Marc Chagall, ispirati proprio al Cantico dei Cantici. Lanzarini, un attore nato e vissuto da Bugnai Zabulani. Ehi, popola! Un viaggio nel bel parlare bolognese. Dagli scaffali che profumano di storia del prestigioso Archiginnasio, l'archivio teatrale di questo bravo attore. Assieme alle foto e ai testi, alcuni reperti sonori con cui potrete godervi in poltrona di prima fila, sketch e monologhi dalla sua viva voce. Sai che il bicchierotto al vagator li stas, sta pur sicura. E vamola! Innamorato di Bologna. Racconti e poesie a cura di Davide Amadei e Anna Maria Lucchini. Con la sua simpatia e cordialità, Arrigo Lucchini ha testimoniato in ogni occasione, con penna o voce, il proprio essere in amore ed Bulagna. I 100 anni dalla sua nascita sono l'occasione di aprire i cassetti della sua eredità artistica e culturale. Un patrimonio in gran parte inedito. Copioni, manoscritti, dattiloscritti, poesie, scenette, canzonette, racconti, libri, scalette televisive. Rileggendo le decine di sue poesie,
si comprende che sono scritte da un attore e i suoi racconti, oltre 600, che sono opera di un commediografo. Con acuto senso di osservazione e con la sua ironia garbatamente venata di malinconia, Lucchini ha saputo interpretare i fatti, i luoghi, le persone, le voci della sua epoca con una vivezza che ancora oggi ci fa conoscere e riconoscere l'immagine della vita della nostra città, quasi fosse un palcoscenico.